I confinamenti vanno sempre più stretti agli europei, soprattutto ai giovani. Si protesta un po' dappertutto contro le limitazioni delle libertà, come a Bucarest, in Romania, al settimo giorno di manifestazioni per gli obblighi imposti domenica scorsa. Scontri a San Gallo, nell'altrimenti pacifica Svizzera, dove i dimostranti hanno attaccato la polizia che cercava di disperdere un assembramento convocato sulle reti sociali. Scambi di cortesia fra uomini in divisa e contestatori, lanci di molotov, spari di proiettili in caucciù e lacrimogeni. 19 arresti. Successo crescente in Germania per il movimento anticonformisti, uno strano mix di pulsioni anarco-populiste condensate nel gruppo Querdenk, letteralmente pensa queer. Sono riusciti a organizzare una manifestazione a Stoccarda con migliaia di persone da tutta la Repubblica Federale. E in Francia invece va in scena il malessere degli artisti dello spettacolo. Manifestazioni in topless senza distinzioni di genere davanti al Ministero della Cultura a Parigi, contro le chiusure di cinema e teatri, ormai un vago ricordo dopo mesi di serrande abbassate.